Le criticità sono legate naturalmente alla concentrazione di prodotti in alcuni periodi. Il pomodoro è un articolo che, deve essere, che viene raccolto in un mese, solo per un mese all'anno, cioè dal mese di agosto e massimo i primi di settembre. L'industria deve trasformare tutto questo prodotto in un solo mese, quindi sicuramente anche si deve trovare in questo punto un equilibrio tra le due parti. Secondo noi l'unico vero motivo e l'unico vero punto dove si deve assolutamente lavorare è la programmazione. Nel periodo giusto, cioè dicembre e gennaio, in cui tutti e due hanno le stesse caratteristiche, sia la parte agricola che la parte industriale, devono sedersi seriamente attorno a un tavolo e decidere seriamente i quantitativi da mettere a produzione. Poi sicuramente si troverà un equilibrio.